finalmente insieme. La collaborazione non è mai cessata, noi collaboriamo insieme da tantissimi anni, mi ricordava 89 personalmente, ma la collaborazione tra Confartigianato e Casa Artigiani, così come con le altre organizzazioni, anzi ci sono stati dei momenti dove c'erano dei coordinamenti unitari, c'erano delle forme di grande collaborazione, abbiamo realizzato insieme anche dei progetti importanti. Adesso, per quanto attiene il tema della Camera di Commercio, sono delle vedute diverse, ma io non esaspererei queste. Il nostro obiettivo è rappresentare le imprese al meglio, e credo che con tutte le difficoltà che ci sono cerchiamo di farlo nel modo migliore, sia come Confartigianato che loro come Casa Artigiani. Bene, è su questo che io intendevo riflettere, perché non avere una visione unica che possa portare poi al settore qualcosa di concreto? Ma la visione è unica, è che lui guarda a destra, guarda a sinistra o viceversa, abbiamo la stessa angolazione, ma l'interesse dell'artigianato è di entrambi, come anche di tutte le altre associazioni. Diciamo che ogni persona ha un ruolo, uno spirito di servizio, esercita e ricopre un ruolo momentaneamente nella vita ogni 4-5 anni. Una volta lui è stato in giunta nella Camera di Commercio, un'altra volta io alla presenza dell'ente bilaterale, poi all'INEA, adesso in Camera di Commercio, ma sono prestazioni di servizio a tempo, ma nello spirito di servizio appunto della comunità e soprattutto delle associazioni di categoria e del comparto che tutti noi rappresentiamo. Quindi oggi l'iniziativa che il Confartigianato ha messo in campo era meritevole del sostegno della Camera di Commercio, come altri interventi. Tutto serve affinché il beneficio arrivi veramente alle piccole e medie imprese. In conclusione, questo momento è una giornata importante, hanno partecipato tante persone. Il vero futuro per l'artigiano qual è? Io, come dicevo prima, la nostra società non può fare a meno dell'artigianato. Non può fare a meno dell'artigianato sia dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista dello progresso della società. Noi vediamo, prima se ne parlava, una sorta di imbarbarimento della società. La tecnica magari sta andando a sopprimere quelli che sono i valori umani. Noi dobbiamo ritornare, come dicevo prima, all'uomo, all'umanità, a mettere l'uomo al centro del progresso. La tecnologia deve servire all'uomo e deve essere governata dall'uomo, dall'intelligenza dell'uomo e dall'umanità dell'uomo. Se vogliamo costruire una società dove ci sono i presupposti affinché non accada quello che sta accadendo, perché io credo che i presupposti sono sempre di equilibri economici, di equilibri sociali e di democrazia. Il tema della democrazia attiene anche a questa guerra, io credo. L'artigianato non è solo quello artistico e tradizionale, è anche quello di servizio alla città, ai trasporti. Oggi il sistema ecobonus, sisma bonus, ha dimostrato che ci sono anche attività innovative come i pannelli fotovoltaici, la robotica, la domotica, le caldaie ibride. Adesso tutte queste strumentazioni hanno bisogno di manutenzione. Non ci si improvvisa, non è più un lavoro dove si sopperiva dopo la scuola, adesso bisogna studiare, essere responsabili, che si gioca sulla vita delle persone, sulle caldaie, sui pannelli fotovoltaici, sulla pelle delle persone quando si parla di estetisti, di acconciatori, quindi occorre grande professionalità. E il confronto che oggi in Ferrera ha promosso verso le scuole, verso le istituzioni, cioè va in questa direzione, aiutare a confrontare i fabbisogni veri dei giovani con quelli delle imprese, il mondo del mercato del lavoro, e la Camera di Commercio deve sostenere questi interventi, deve favorirli anche oltre questo momento convegnistico con bandi e strumentazioni. E occorre che i consiglieri camerali siano sempre più presenti e a supportare anche in maniera critica, ma costruttiva, nel suggerire anche nuove misure di azione di aiuto alle imprese.